Grazie al lavoro in questi anni che abbiamo strutturato con i dirigenti attorno all'Ufficio Europa, siamo in grado di monitorare i bandi che possono rispondere ai progetti che abbiamo già definito. Per ultimo abbiamo il finanziamento di questi interventi di efficientamento energetico per circa 1,5 milioni di euro che consentiranno di montare dei pannelli fotovoltaici presso lo stadio Tomaselli. Cambiando anche l'illuminazione con i LED, questo consentirà un notevolissimo risparmio energetico. Inoltre ci saranno due interventi sempre di efficientamento energetico in due scuole e questo completerà di fatto efficientando la Martin Luther King e la scuola di Santa Barbara, Caltanissetta diventa una città tra le prime in Italia ad avere quasi tutti gli immobili autonomi da un punto di vista della produzione energetica e con alto livello di efficientamento. Inoltre abbiamo avuto notizia proprio pochi giorni fa che 4 di 5 progetti presentati per il recupero di alcuni impianti di quartiere, impianti sportivi e l'intervento sul Palazzo Moncada che verrà recuperato in toto, sono stati ammessi, essendosi piazzati tra i primi posti delle graduatorie, saranno certamente finanziati. Il quinto intervento, che era il recupero del centro Michele Abate, del centro polivalente, solo per 3 punti, avendo ottenuto 57 punti su 60, non è stato incluso tra le opere ammissibili, però noi stiamo facendo ricorso perché cercheremo in tutti i modi di capire come recuperare questi 3 punti di deficit. Noi continuiamo a lavorare nell'attività di pianificazione e di programmazione. Stiamo partecipando a un bando molto molto competitivo, una misura diretta con la Comunità Europea che è l'Urban Innovative Action, un bando che consente di finanziare interventi di riqualificazione urbana fino a 5 milioni di euro. Noi, coerentemente con l'attività di questa amministrazione che ha puntato l'attenzione sul centro storico, abbiamo pensato di intervenire ancora una volta sulla provvidenza con un progetto altamente innovativo di riqualificazione. Per questo abbiamo chiesto e abbiamo pubblicato in questi giorni una manifestazione di interesse per la partnership, cioè per la possibilità di collaborare con noi sulla fase della progettazione. Hanno già aderito importanti enti istituzionali come l'Università degli Studi di Palermo con la Facoltà di Ingegneria, la Cultural Farm del notaio Bartoli di Favara, la Caritas nazionale, ecco una serie di partner con i quali stiamo progettando un intervento che non è semplicemente un intervento di riqualificazione urbana, ma anche un intervento di integrazione artistica. Una possibilità di realizzare un museo a cielo aperto dedicato alla miniera è l'intervento per favorire la nascita di attività artigianali o commerciali all'interno del quartiere della Provvidenza. Stiamo inoltre completando l'acquisizione dei negozi che ci sono stati donati in Corso Umberto dopo l'approvazione in Consiglio Comunale per l'acquisizione e stiamo individuando un notaio con cui fare gli atti di acquisizione, negozi che poi saranno poi messi in una manifestazione di interesse a disposizione di chi ha progetti per la realizzazione di un'area, quindi Corso Umberto che va dalla Piazza Garibaldi verso Viale Regina Margherita, dedicato all'artigianato tradizionale, l'artigianato creativo e artistico e soprattutto l'artigianato innovativo, cioè quell'artigianato high-tech che consente, per esempio, utilizzando stampanti 3D, di poter realizzare nuove forme di artigianato. E a Caltanissetta ci sono parecchi giovani che sono già molto esperti in questo settore. Quello servirà a rivitalizzare quell'importante arteria cittadina che è stata abbandonata dall'attività commerciale da tantissimi anni. È notizia di questi ultimi giorni di alcuni progetti che sono stati finanziati dalla Regione Sicilia, da più di un assessorato. Progetti riguardano da una parte il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti di energie rinnovabili. Nella fattispecie, per un totale di circa 1,5 milioni, è stata finanziata la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura dello stadio Tomaselli.
Porto Maselli di Pian del Lago, mentre per quanto riguarda progetti di risparmio energetico, altre due scuole della nostra città. Per ciò che concerne invece l'altro asse, il 9.6.6 dell'assessorato alla famiglia, sono stati finanziati quattro lavori di sistemazione e di manutenzione straordinaria riguardanti da una parte il completamento del piano nobile di Palazzo Moncada, dall'altra parte lavori di manutenzione straordinaria che verranno effettuati nei campetti di calcio di via Cesare Pavese, del campo di basket di via Dalmazia e della pista di pattinaggio di via Rochester. Per quanto riguarda invece altre progettualità che stiamo portando avanti sempre nell'ambito del risparmio energetico e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e soprattutto della mobilità sostenibile, tutti e tre diciamo, pietre miliari che rientrano nel famoso piano di azione per l'energia sostenibile, abbiamo organizzato per mercoledì prossimo, giorno 5 di dicembre alle ore 6, presso il foyer del Teatro Margherita, un incontro con i stakeholders, ovvero i portatori di interesse della nostra città, a vario titolo rappresentati da ordini professionali, enti pubblici e privati e quant'altro, comitati di quartiere, per ricevere osservazioni, proposte, riflessioni nell'ambito del piano urbano della mobilità sostenibile, il cosiddetto PUMS. Infatti è notizia da qualche mese che questa amministrazione ha avviato l'iter per quanto riguarda l'aggiornamento del piano urbano del traffico, il PUT, del piano urbano della mobilità e della redazione ex novo per l'appunto del PUMS. Sono tutti e tre piani che rientrano in un'unica logica, quella anche della pianificazione territoriale, ovvero del piano regolatore generale, che interagiscono tra di loro. Quindi piani che aspettano di essere aggiornati da diverso tempo e che per l'appunto provvederemo a portare avanti come redazione e come aggiornamento. Un'altra cosa, nell'ambito dell'illuminazione pubblica, abbiamo avuto proprio ieri una riunione per quanto riguarda l'altro progetto di nuova illuminazione e sistemazione della Piazza Garibaldi e di Corso Umberto, ma oltre a discutere di questo progetto abbiamo anche parlato dell'attuale situazione dell'illuminazione in Corso Vittorio Emanuele, illuminazione nuova che è entrata in uso da qualche settimana. E abbiamo deciso che installeremo ulteriori corpi illuminanti non solo nella parte a valle di Corso Vittorio Emanuele, ovvero nell'incrocio con Via Crispi, verranno posizionati dei nuovi proiettori sempre a LED per aumentare l'illuminazione in quella zona dovuta dalla dismissione della vecchia illuminazione, ma anche nello stesso tragitto da Corso Vittorio Emanuele, angolo via 20 Settembre, Via Crispi, a Piazza Garibaldi verranno collocate ulteriori corpi illuminanti. Per ciò che concerne infine l'ambito dei mezzi elettrici, al bando precedentemente pubblicato dall'amministrazione, dal comune, non ha partecipato alcun soggetto, per cui è stato modificato leggermente il capitolato di appalto e pertanto sarà pubblicato proprio in questi giorni con scadenza 3 di gennaio. Pertanto faccio un nuovo appello a tutti coloro i quali intendono avviare anche una nuova attività lavorativa, perché ritengo che sia assolutamente una possibilità di creare, di fare economia, di creare posti di lavoro, facendo un nuovo mestiere, facendo una nuova professione che riguarda per l'appunto la distribuzione delle merci dal mercato generale di Via Bloi al mercato al dettaglio ortofrutticolo della Stratafoglia. Pertanto, nei prossimi giorni, affisso all'Albo Pretorio, vi sarà il nuovo bando con scadenza 3 di gennaio.